Intendimenti della Giunta regionale sul futuro dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Do la parola al consigliere Paparelli per l'illustrazione. Sì, grazie Presidente, ma non sto a ricordare in questo consesso l'importanza di ARPA. Tuttavia credo che noi nel corso di questa legislatura abbiamo fatto un buon atto con la legge regionale numero 7 del 2020, spostando la sede legale e la direzione generale dell'Agenzia a Terni, che non a caso diciamo la città che presenta le maggiori criticità sia dal punto di vista della qualità dell'aria sia per il fatto che nella città stessa insistono due città, una della chimica e una della siderurgia, con le opportunità e le criticità diciamo che ne conseguono. Sappiamo che l'ARPA svolge per la nostra regione un ruolo quindi fondamentale, ancor più per la città di Terni e per il Ternano. Premetto anche che nel corso degli anni, dalla sua istituzione, la dotazione organica dell'azienda ha visto un calo del personale a disposizione, a volte fisiologico, diciamo altre volte per scelte politiche, e queste criticità che prima accennavo sulla città di Terni e sulla nostra regione sono a mio avviso accresciute dopo che con la delibera, la bocciatura diciamo da parte del TAR della delibera del 2021 29 settembre, con cui la giunta regionale aveva bocciato la richiesta di Acea di allargare le tipologie di rifiuto da utilizzare come combustibile per il termovalorizzatore, sia su richiesta dei comuni di Terni, Narni, Asl, Umbria 2 e delle province, rimandando la decisione peraltro all'approvazione definitiva del piano dei rifiuti regionale. Ricordo che in quel piano diciamo, noi presentammo un emendamento volto ad escludere dalle nuove autorizzazioni per quei territori diciamo critici, come appunto lo è la città di Terni. In data 16 luglio, purtroppo il 2024, il TAR ha accolto il ricorso di Acea annullando quella delibera e quindi di fatto estendendo la tipologia dei rifiuti da poter bruciare a Terni nell'impianto di Terni. Questa sentenza ci impone di fronte a nuovi e preoccupanti, a mio avviso, scenari per la gestione dei rifiuti della nostra regione, che deve essere coerente col piano regionale della qualità dell'aria che abbiamo approvato, che è stato approvato da questo consesso, dove viene rilevata appunto una qualità dell'aria complessivamente scadente nel Ternano, con continui superamenti dei limiti di concentrazione delle polveri. A questa criticità se ne è aggiunta un'altra, diciamo che è stata la non parificazione del rendiconto di bilancio della regione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, proprio per il capitolo 2490 del bilancio 2023, dove erano stati assegnati 14,2 milioni di euro all'ARPA attraverso le risorse del Fondo Sanitario Nazionale per la gestione dei LEA da erogare attraverso l'Agenzia. Non entro nel merito di questa questione perché diciamo non attiene all'interrogazione, ma non è questo il punto. Adesso la questione per cui interrogo la Giunta regionale, l'assessore Morroni, è per sapere intanto, sulla base di queste premesse, quali iniziative abbia intrapreso o intende intraprendere diciamo, la Regione per salvaguardare il bilancio di ARPA al fine di garantire il regolare svolgimento di tutte le sue competenze, anche alla luce delle cose che ho descritto, soprattutto in alcune zone dell'Umbria e in particolare a Terni, particolarmente critica per la qualità dell'aria. E dall'altro lo interrogo per conoscere e sapere come intende muoversi rispetto alla sentenza del TAR al fine di salvaguardare l'Umbria del Sud, in cui la qualità dei rifiuti è già particolarmente inquinata e dove diciamo, ci sarebbe una sollevazione popolare a partire diciamo, da noi nel caso si consentisse di bruciare rifiuti. Grazie. Grazie consigliere Paparelli, do la parola all'assessore Morroni per la risposta. Grazie Presidente, chiedo preventivamente indulgenza se scorrerò i tempi previsti per la risposta, ma i quesiti posti nell'interrogazione del collega Paparelli meritano una risposta precisa e rigorosa.
È veramente singolare l'associazione di idee che viene proposta dal consigliere Paparelli tra il bilancio di ARPA, qualità dell'aria della Conca Ternana, sentenza del TAR Umbria, per concludere e dare ad intendere che la Giunta regionale oggi permette di bruciare rifiuti a Terni. Come tutti sanno, compreso anche il consigliere Paparelli, i rifiuti a Terni si bruciano da anni. Rifiuti speciali, Palper di cartiera, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla provincia di Terni, credo che anche lei ne facesse parte, recentemente rinnovato dalla Regione ponendo l'obbligo di adeguamento dell'impianto di abbattimento delle emissioni al di sotto del limite inferiore stabilito dalla normativa europea. Ma andiamo con ordine. Il bilancio dell'ARPA non è mai stato in discussione, tantomeno il continuo e regolare svolgimento di tutte le attività previste in capo ad ARPA, in particolare di monitoraggio della qualità delle matrici ambientali, aria, acqua, suolo e di controllo delle principali sorgenti di emissione. In occasione dell'annuale parifica del bilancio regionale, la Procura della Corte dei Conti, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la numero 1 del 2024, che ha dichiarato l'incostituzionalità della legge della Regione Siciliana, ha sollevato analoga questione di legittimità della legge regionale, la numero 9 del 98, relativamente al finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per il solo tramite di una quota del Fondo Sanitario regionale. Tra le motivazioni addotte per la presunta illegittimità della legge regionale, il procuratore ha rilevato la mancata correlazione della quota di Fondo Sanitario regionale trasferita annualmente all'ARPA con i livelli essenziali di assistenza sanitaria, cosiddetti LEA, a cui il Fondo Sanitario è destinato per legge sulla base dell'articolo 20 del decreto legislativo il numero 118 del 2011. La questione del finanziamento delle ARPA investe tutte le regioni che, come l'Umbria, hanno previsto nelle rispettive leggi il finanziamento delle agenzie regionali con una quota del Fondo Sanitario regionale, e il tema è anche all'attenzione, come ben sa, della Conferenza delle Regioni. Nell'attesa, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno intervenire e con l'approvazione della legge di assestamento del 2024 ha provveduto a introdurre nella legge regionale 9 del 98 le necessarie modifiche per garantire la continuità del finanziamento. Ricordo che la legge regionale 9 del 98 è emanata in attuazione della normativa statale, dopo l'esito del referendum popolare che aveva sottratto alle agenzie sanitarie le competenze in materia di ambiente, aveva previsto l'istituzione delle agenzie ambientali regionali e il trasferimento alle stesse delle attività prima svolte dai presidi multizonali di prevenzione e dai dipartimenti di prevenzione delle ASL e dunque finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale. Successivamente la suddetta legge regionale è stata modificata e adeguata alla intervenuta approvazione della legge numero 132 del 28 giugno del 2016, istituzione del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che all'articolo 9 introduce i livelli essenziali di prestazioni ambientali, i cosiddetti LEPTA, inteso come livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività che il sistema è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, già al tempo confermando il finanziamento dell'Agenzia a carico del Fondo Sanitario regionale. Le modifiche introdotte alla legge regionale 9 del 98 sono pertanto finalizzate ad implementare un sistema in grado di determinare i costi delle attività necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni ambientali, LEPTA, riconducibili anche ai livelli essenziali di assistenza sanitaria, in modo da determinare la quota di fondo sanitario regionale spettante all'Agenzia nel rispetto dell'articolo 20 del decreto legislativo 118 del 2011. È bene evidenziare che tutte le attività di monitoraggio e controllo
dello stato della qualità delle matrici ambientali, quindi acqua, suolo ed aria, non sono mai esclusivamente finalizzate alla protezione dell'ambiente naturale, ma sono sempre finalizzate anche alla protezione della salute umana e di quella degli animali. In altri termini, i costi necessari per le prestazioni ambientali di ARPA sono pressoché interamente riconducibili e pertanto imputabili al fondo sanitario. Per salvaguardare la correttezza e la continuità del finanziamento dell'ARPA, con la modifica alla legge di cui sopra, per lo svolgimento di attività che dovessero risultare non riconducibili alla spesa sanitaria, è stato previsto a carico del bilancio regionale uno stanziamento di euro 100.000 per il triennio 24-26 che potrà essere rideterminato sulla base del piano annuale delle attività che ARPA dovrà presentare entro il mese di aprile di ogni anno. A ulteriore tutela, con deliberazione in corso già iscritta alla prossima 100.000. A ulteriore tutela, con deliberazione in corso già iscritta alla prossima seduta, sono stati accantonati ulteriori 300.000 euro a valere sul piano di riparto per l'anno 2024 del Fondo per l'Ambiente, alimentato ormai dal solo tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti, la cosiddetta ecotassa. Nonostante il venir meno negli anni trascorsi dei trasferimenti statali in materia ambientale, non è mai venuto meno il sostegno della Regione a specifiche attività svolte da ARPA, in particolare a tutela della qualità dell'aria. Oltre 500.000 euro a valere sul bilancio regionale sono stati impegnati a favore di ARPA per l'ammodernamento della rete regionale di monitoraggio e quest'anno ne impegneremo ulteriori 150.000 per l'aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni. È grazie a questa rete realizzata con fondi statali e aggiornata con fondi regionali che ARPA Umbria, con personale di riconosciuta professionalità a livello nazionale, assessore, è in grado di garantire le più appropriate e moderne valutazioni della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale ed in particolare su quelle parti maggiormente esposte al rischio di inquinamento. Inopinatamente taluni comitati e amministrazioni locali hanno messo in dubbio i risultati ottenuti da ARPA per poi commissionare analisi, valutazioni ad altri enti che hanno confermato i risultati della nostra agenzia. Il Comune di Gubbio ha speso 170.000 euro in questa ottica per la questione CSS. La maggiore e costante attenzione è ovviamente rivolta alla qualità dell'aria della Conca Ternana, area a rischio di superamento dei valori limiti per taluni inquinanti, PM10, o dei valori obiettivo per altri metalli. La situazione è nota a chiare lettere, già descritta nel piano regionale della qualità dell'aria approvato dall'Assemblea legislativa della scorsa legislatura, ma è solo con questa amministrazione e con l'aggiornamento del piano approvato nell'anno 2022 che nell'area critica della Conca Ternana vengono adottate misure concrete per il miglioramento della qualità dell'aria. L'area della Conca Ternana posta al di sotto della quota di 300 metri sopra il livello del mare, ove maggiormente ristagni in particolare, viene considerata prioritaria per interventi di risanamento. Di conseguenza le risorse dell'accordo di programma, 25 milioni di euro, aggiuntive rispetto ai precedenti 4 milioni, sono pressoché interamente destinati ai comuni di Terni e Narni. Vorrei ricordare che in questo frangente è in corso un bando per la sostituzione e l'efficientamento delle caldaie a biomasse, delle stufe, caminetti, abbiamo allocato 5,5 milioni, questo è un bando i cui benefici si riversano su tutta la regione. È solo con l'aggiornamento del piano di questa amministrazione che l'area della Conca Ternana è preclusa, sottolineo, è preclusa alla localizzazione del nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti e al potenziamento di tutti gli impianti, chiedo ancora un minuto e chiudo, tutti gli impianti esistenti alimentati a biomasse solide e liquide, quindi anche per i due impianti di incenerimento di rifiuti speciali Acea e Terni Biomasse ex Sprinter. È curioso e singolare che l'aggiornamento del piano aria abbia registrato la contrarietà di alcuni consiglieri della zona di Terni.
anche con azioni di ostruzionismo che hanno trovato espressione attraverso la presentazione di numerosi emendamenti. Altrettanto curioso, consigliere Paparelli, è il chiedere conto della sentenza del TAR sulla richiesta di ACEA di estendere anche ai rifiuti urbani l'operazione di recupero energetico attualmente svolta solo su rifiuti speciali presso l'impianto di incenerimento. La vicenda è, dovrebbe essere ben nota alla sua attenzione. La richiesta di ACEA fu presentata alla precedente amministrazione, perfettamente in linea, ovvero in completa conformità con il precedente piano regionale di rifiuti approvato nel 2009, che prevedeva la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento nel territorio del lato numero 2, il Perugino, tanto per intenderci, ma anche di utilizzare uno dei due impianti esistenti, quelli di qui sopra, nell'area ternana, per incenerire i rifiuti urbani provenienti dal territorio del lato numero 4, Ternano e Orvietano, fino a un massimo di 40.000 tonnellate annuo. Questo era quello che voi avevate scritto nel piano del 2009. Questa giunta ha fatto quello che poteva, viste le condizioni ereditate. Ha preso tempo per concludere l'iter del nuovo piano, che ha superato quella previsione, ma che non poteva certo porre rimedio a quanto già stabilito dal precedente piano. La questione è nelle mani della società richiedente, non ci sono condizioni per appellarci al Consiglio di Stato, anzi sapevamo che saremmo andati verso l'annullamento della delibera della Giunta. Ad oggi non ha presentato alcuna richiesta di esecuzione della sentenza o di riavvio del procedimento. Termino, ove abbia ancora interesse, sono trascorsi ormai 10 anni, non potrà che essere autorizzata. Siamo ancora in uno stato di diritto, autorizzata così come richiesto alla sostituzione per un massimo di 30.000 tonnellate annuo del palper di cartiera con il secco residuo di rifiuti urbani o scarti da raccolta differenziata. Certo è che l'eventuale previsione siffatta non avrà effetti sulla qualità dell'aria, fermo restando la massima quantità autorizzata di 100.000 tonnellate annuo a Boccaforno, trattandosi di analoghe tipologie di rifiuti, prevalentemente costituiti da carta e plastica, che siano urbani o speciali, le emissioni in atmosfera non subiranno variazioni né quantitative né qualitative. Grazie Presidente per la tolleranza. Che grazie Assessore, però invito tutti gli assessori e tutti i consiglieri a stare nei tempi, che sono di 3 minuti. Una piccola eccezione è concessa, però senza esagerare. Prego consigliere Paparelli per la replica. Grazie Presidente, spero che la concederà anche in replica, che mi pare che tanto le associazioni di idee di cui parlava l'assessore io le respingo al mittente, perché l'interrogazione è chiara, non mette in correlazione alcunché, presenta 2 punti molto chiari. La Corte dei Conti, al di là del merito, lei ci ha fatto tutta la ricostruzione, se è giusto o non è giusto, io non sono entrato nel merito se sia giusto o meno finanziare col fondo sanitario anche alle competenze di ARPA che derivano dalla sanità, per me sono giuste, quindi non è questo il tema, diciamo, che io ho posto. Io ho chiesto un'altra cosa alla quale non ho trovato risposta nella sua illustrazione, visto che non è possibile, secondo la Corte dei Conti, utilizzare i 14,2 milioni del fondo sanitario, dove prendete i 14,2 milioni? Io su questa domanda non ho avuto una risposta. La risposta è che la conferenza, insieme alla conferenza delle regioni, ricontratterete delle cose, eccetera, eccetera, non è quello che io mi aspettavo, né diciamo il fatto che i 100 o 300 mila euro accantonati possano supplire ad oggi a questa questione. La seconda domanda che io ponevo era il fatto che purtroppo, al di là della ricostruzione storica che lei ha fatto, sul quale non voglio tornare perché ci sono una serie di inesattezze, nel piano regionale dei rifiuti c'è un buco che poteva essere coperto se fosse stato accolto l'emendamento che noi presentammo a suo tempo, con cui dicemmo che nelle zone critiche come il Ternano non potevano essere rilasciate nuove autorizzazioni. Il problema non è quello che fa oggi ACEA, il problema è quello che potrebbe fare domani
visto anche che il piano regionale dei rifiuti mi pare che non abbia, diciamo, sia irrealizzabile sotto molti punti di vista, non solo sbagliato come abbiamo fatto notare, ma anche irrealizzabile. Stiamo ad oggi ancora, diciamo, al fatto che il piano d'ambito non è, ci stiamo proprio all'assurdo che il piano d'ambito non è stato approvato e viene emanato il bando per fare manifestazione di interesse, quanto voi nel piano regionale dei rifiuti avete scritto che prima ci deve stare il piano d'ambito e poi ci deve stare, diciamo, eventualmente il bando della gara, quindi mettete, fate pace con voi stessi. Ecco, noi volevamo rassicurazioni sul fatto che non a Terni e ad Acea non fossero concesse, si potessero concedere nuove autorizzazioni. Con la bocciatura di quell'emendamento questa rassicurazione non c'è stata, non c'è stata, e quindi prendo atto che a entrambe le i quesiti che io ho posto, al di là di tutte le questioni e di tutte le illustrazioni, non c'è stata una risposta coerente. Del resto avete avuto 5 anni per fare un piano di rifiuti, una situazione che fosse migliore di quella precedente, io del 2009, anno in cui io non c'ero, ma mi pare che siamo andati peggiorando le cose, perché invece che risolvere le questioni abbiamo aperto nuovi buchi, sia sul punto di vista dei conti, sia dal punto di vista delle criticità delle questioni. È inutile, assessore, e concludo, che facciamo un buon, che fate un buon piano della qualità dell'aria, come lei l'ha descritto, se poi, diciamo, nel contempo sul territorio si lasciano buchi per avere qualsiasi tipo di autorizzazione per bruciare qualsiasi tipo di cose. Quindi da una parte mettiamo le risorse e dall'altra parte allarghiamo le falle.